Un hotspot migranti in Friuli Venezia Giulia. È di queste ore l'ipotesi di veder sorgere il nuovo centro d'accoglienza nell'ex caserma Lago Aialmicco, frazione di Palmanova, con 800 abitanti. Non ci sono conferme ufficiali, ma nemmeno smentite. Il tanto annunciato hotspot, lo stesso prefetto di Trieste aveva rimarcato che un'area in regione sarebbe già stata individuata, potrebbe dunque vedere la luce. Ma con quali tempistiche? Sì, perché la ex caserma in questione è un'area dismessa ormai da decenni in una condizione di degrado assoluto, quindi la zona dovrebbe prima essere bonificata e gli edifici ristrutturati. L'area hotspot, ovunque venga istituita, dovrebbe riuscire a ospitare massimo 300 migranti per il tempo necessario al fine di identificarli e trasferirli verso altre strutture. Intanto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, raggiunto telefonicamente da Tele4, ha rimarcato ancora una volta la contrarietà a un hotspot nella provincia di Trieste e più in generale nella Venezia Giulia. Noi diciamo che l'area giuliana è un'area talmente piccola che non possiamo permetterci di mettere un hotspot, calcolando che abbiamo tante caserme dismesse. Avevamo tre quarti dell'esercito italiano schierato fino agli anni 90 sul confine orientale, abbiamo centinaia di caserme che lo Stato pensi di utilizzare una di queste caserme. Naturalmente io non mi mescolo dove, come e quando, è un problema del governo e dello Stato. Intanto Coop Alleanza 3.0, proprietaria del silos di fianco alla stazione dei treni di Trieste, che da tempo è occupato dai migranti, ha presentato una denuncia per il reato di invasione di edificio. La struttura è in attesa di essere sgomberata. Io ho parlato stamattina con Minin e gli ho detto: mettete un servizio di vigilanza che quando questi arrivano dentro gli dicono non potete rimanere qua perché è un'area privata, altrimenti chiamo la polizia, qualcosa di simile. È inutile, anche perché puoi mettere tutte le reti del mondo, questi entreranno sempre. E poi naturalmente bisogna trasferirli, ripeto, la zona di Trieste è un'area così piccola, l'area giuliana è un'area così piccola, che non possiamo permetterci di avere questo tipo di servizio.